Troviamo a Cantiano e a 6 mesi dall'alluvione riapre la farmacia comunale nei suoi storici locali, farmacia gestita da Aset S.p.A. La struttura infatti era andata completamente distrutta durante il periodo della calamità di settembre. Il presidio sanitario finalmente inaugura dopo il rinnovo eseguito a seguito dei lavori. Si ringrazia Aset, sempre presente nel territorio, che si è fatto interamente carico del rinnovo dei locali alluvionati e ha garantito, grazie anche alla disponibilità del personale della farmacia, la continuità del servizio anche nel periodo di maggiore difficoltà del paese tramite soluzioni alternative. Aset sempre presente nel territorio. Sì, in particolar modo ci teniamo a essere presenti in questo territorio proprio alla luce delle ultime vicende che ci sono state, quindi era già un servizio che era estremamente importante, quello della farmacia, in un territorio piedemontano come questo, dove c'è, diciamo così, ci sono dei servizi che sono venuti un po' meno, quindi il fatto di ribadire la nostra presenza con ulteriori sforzi anche economici e via discorrendo c'era la cosa che, a cui tenevamo di più, perché per dimostrare ai cittadini che ancora ci possono essere dei servizi validi per persone anziane, per giovani, per tutti quelli che intendono rimanere sul territorio e collaborare con col territorio stesso, insomma. Quali sono i servizi offerti dalla farmacia? Ma i servizi adesso istituiremo anche la telemedicina e riporteremo tutto esattamente come era prima della disgrazia, in pratica di quell'evento tragico che ci ha colpito tutti. E in più ci saranno anche degli spazi di fianco alla farmacia, dove abbiamo già dei contratti da rinnovare con dei medici che verranno qui periodicamente, quindi anche quello è un ulteriore servizio che si potrà offrire ai cittadini chiamando dei professionisti in pratica per le visite specialistiche e quant'altro, quindi siamo molto contenti anche di questo. Oltre a tutti i servizi di telemedicina di cui i cittadini possono usufruire sia in centro a Fano che qui, insomma. Quindi oltretutto la farmacia è stata riqualificata? Sì, è stata riqualificata, è stato fatto un gran lavoro anche per quanto riguarda l'impiantistica, perché naturalmente è inutile dirvi che era andato tutto in malora, come si dice. In più ormai c'è un collegamento continuo tramite internet per quanto riguarda medicine, collegamenti con la regione, con l'ASL e quant'altro, quindi abbiamo dovuto rifare tutto completamente in maniera migliore e più performante di come era prima, cogliendo appunto l'occasione di questo. Dobbiamo ringraziare anche qualche azienda, come poi vi potranno in qualche modo precisare meglio le persone che ho con me, quindi l'ingegner Corigliano e il dottor Spaccazzocchi, che sono stati estremamente sensibili in quanto ci hanno, tra virgolette, prestato tutti i mezzi che avevamo prima di riaprire definitivamente questa nuova farmacia. Quindi nella farmacia precedente tutte le attrezzature ci sono state letteralmente donate proprio in virtù di questo evento che abbiamo subito. Dopo una calamità del genere, ogni inaugurazione è un raggio di sole nel cuore. Le emozioni di questo? Sì, oggi poi veramente c'è un raggio di sole, c'è la neve intorno, qui c'è una bella giornata. Noi siamo molto felici, specialmente anche per il sindaco e per la popolazione, perché gli abbiamo sempre dimostrato di essere vicino, però le dimostrazioni si fanno con quello che si fa, non con quello che si dice. E noi pensiamo in pratica di aver parlato poco e di aver fatto quello che volevamo. Poi qui oggi c'è questa evento, la preparazione della turba e quant'altro, quindi penso che sia proprio un momento di rinascita reale e concreto per questa comunità che è piccola, però è molto importante. Durante la calamità, qual è stato il primo intervento? Come vi siete mossi subito per rendere la farmacia agibile? Dalla sera stessa che ci siamo accorti della gravità dell'episodio, assicurata la tutela della salute del nostro personale, perché era in servizio quella sera,
Il giorno dopo abbiamo subito iniziato a sgombrare i locali adiacenti alla farmacia, che era stata completamente sommersa dal fango, e anche grazie all'intervento di ditte con cui collaboriamo abbiamo avuto la possibilità di allestire un presidio temporaneo che poi ci ha consentito di riconsegnare oggi una farmacia completamente nuova nei locali originali. E ci sono state delle ditte che hanno collaborato, ma soprattutto è stato un grosso lavoro di squadra, perché ASET, ricordiamo, è operativa nelle emergenze 365 giorni all'anno, H24, gestendo servizi oltre alle farmacie, il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale. Dobbiamo essere pronti ogni giorno a queste cose. Qui c'è stata una particolare collaborazione con l'amministrazione comunale, con la cittadinanza che è stata paziente, e anche con tutte le aziende del territorio che hanno capito la gravità del fatto e ci hanno messo in condizione di operare al meglio. A 6 mesi dall'alluvione si sono ricevuti dei contributi per i danni subiti? Ecco, ancora ad oggi, per quanto ci siano sul piatto delle risorse governative stanziate, gli unici trasferimenti che fanno capo al supporto pubblico rispetto all'alluvione sono quelli relativi allo stanziamento dell'allora governo Draghi, che ha permesso che su Cantiano arrivassero al momento 194.000 euro, a fronte di una quantificazione dei danni che sfiora i 70 milioni di euro. Quindi è chiaro che noi chiediamo, come abbiamo sempre chiesto fin dall'inizio, che queste risorse vengano messe a terra il prima possibile sui territori, perché il fattore tempo è decisivo, soprattutto su un territorio in cui i danni non sono solo al patrimonio pubblico ma all'intero tessuto socio-economico. Oggi Cantiano si ripresenta pulito, transitabile, con tante attività che si stanno rimettendo in gioco, ma proprio a queste attività, che hanno dimostrato tenacia e volontà di guardare con ottimismo al futuro, vanno affiancati i sussidi pubblici, gli stanziamenti, i ristori, per accompagnare questa articolata quanto complessa operazione di ripartenza tra pubblico, privato ed attività di impresa. Dopo una calamità del genere, un'inaugurazione è comunque una rinascita, le emozioni di tutto questo. Esatto, è un tassello aggiuntivo rispetto a questo puzzle di ricostruzione del paese. Oggi in particolare la farmacia comunale ritorna nei suoi locali storici, quelli che sono stati alluvionati quel tragico 15 settembre. Alla società, all'ente gestore, ad ASET va il nostro ringraziamento per aver garantito la continuità del servizio. Un presidio fondamentale per i piccoli territori, la nostra farmacia comunale, che è stato un punto di riferimento durante l'emergenza Covid, lo è stata anche durante le ore più drammatiche di questo tragico evento. In pochissimi giorni ci si è spostati sui locali attigui, quelli ambulatoriali, per poter garantire il servizio, ed oggi si ritorna più belli e più efficienti di prima nei locali storici. Quindi oggi la farmacia rappresenta quella che è la nostra idea ed aspettativa del paese, quindi di ripresentarsi meglio di prima ed aumentare anche il livello dei servizi ai cittadini. Infatti la farmacia non solo riaprirà, ma aprirà le porte anche a specialisti che nei locali ambulatoriali garantiranno delle visite su alcune patologie specifiche, penso all'ortopedia, all'oculistica, alla cittadinanza cantianese. Quindi non solo riapriamo, ma riapriamo con più fiducia nel futuro e con più servizi alla comunità cantianese. Sono stati gli interventi tecnici. Allora, abbiamo approfittato di questa circostanza purtroppo sfavorevole per migliorare la farmacia dal punto di vista funzionale, quindi interfacciandoci con le farmaciste che la vivono tutti i giorni. Abbiamo ottimizzato la parte vendita, dove adesso sono presenti 2 banchi separati che consentono una privacy migliore rispetto a prima. E poi siamo intervenuti dal punto di vista tecnico sull'impiantistica, perché la particolare condizione che ha colpito la farmacia ci ha obbligato a introdurre un sistema di ventilazione meccanica controllata che prima non avevamo, per poter controllare l'umidità che inevitabilmente nel tempo si manifesterà all'interno dei locali. Questo a garanzia dell'intervento fatto e anche della salubrità degli ambienti che le nostre colleghe vivono tutti i giorni. Abbiamo poi migliorato anche l'illuminazione, che grazie alle nuove tecnologie
ci consente di dare maggior risalto a tutta quella che è la zona di vendita dei prodotti farmaceutici. Siamo con la direttrice della farmacia, a cui chiediamo quali sono i giorni e gli orari di apertura. Sì, noi siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 al mezzogiorno e mezzo e poi riapriamo alle 15:30 per chiudere alle 19:30. Invece sabato siamo aperti solo il mattino 8:30 a 12:30.